Buongiorno. Buongiorno Ministra, salve, sono Patricia Thomas, sono Presidente della Stampa Estera. Abbiamo più di 50 colleghi della Stampa Estera collegati tramite la nostra pagina Facebook, se è chiuso fra di noi. Grazie molto per la sua disponibilità, stavo dicendo al suo portavoce Dino che spero di averla in sede a Via dell'Umiltà, che non è molto lontano da lei. Due parole su di lei, solo per introdurre. Mi hanno detto che è importante, dice che lei è un tecnico, non è un politico, che lei ha passato tutta la sua vita professionale lì dentro più o meno, che ha fatto anche prefetto a Venezia e Milano, due città anche molto colpito, soprattutto Milano. E adesso abbiamo tantissime domande, non dico neanche mio, parto subito con le domande dei colleghi, che lei vedrà che appare sotto e io lo leggo così la vediamo insieme. Il primo è di Andrea Vrede della Radio Televisione Belga. Potrebbe dirci qualcosa sul rischio contagi Covid-19 nei centri di accoglienza per migranti e quali misure saranno prese? Allora, innanzitutto mi consenta di ringraziare tutti voi per avermi dato questa possibilità di organizzare questo incontro con la stampa estera, che è importante soprattutto in un momento particolare, quale quello che stiamo vivendo qua noi, un periodo di difficoltà a seguito del Covid-19, difficoltà che tutti i paesi europei e non solo stanno vivendo. Quindi grazie per questa opportunità. Vengo al discorso alla domanda che lei mi ha fatto, che è quella sui centri di accoglienza. Devo dire che noi come amministrazione abbiamo posto in essere tutte le iniziative di precauzione nei confronti dei migranti, tant'è vero che sin dall'inizio di febbraio, quando ancora il coronavirus era allo stadio iniziale e ancora non erano stati adottati tutti i provvedimenti di restrizione che in Italia abbiamo avuto, noi già quando arrivavano i migranti sia in autonomia con i propri barchini, sia con le navi delle organizzazioni non governative, li abbiamo immediatamente posti in quarantena. Presso strutture dedicate per 14 giorni, tenendo in quarantena anche l'equipaggio dell'eventuale nave che li aveva soccorsi. Abbiamo posto in essere iniziative anche nei centri per i rimpatri, dove ci sono attualmente un numero abbastanza ridotto di persone pronte per il rimpatrio, ma al momento i rimpatri anche sono stati bloccati perché gli altri paesi con cui abbiamo rapporti hanno ovviamente anche per esigenze del proprio paese chiuso, quindi anche in quel caso abbiamo posto in essere tutto un sistema dando quelli che sono mascherine, guanti e attenzione alle distanze sociali anche da parte degli operatori sanitari. Allora, parto con una seconda domanda di Bettina Gabe, una collega tedesca. Che cosa ci vorrebbe per evitare un rafforzamento della criminalità organizzata in questo momento? Più finanziamenti europei senza vincolo? Allora, io su questo aspetto ho già detto anche in sede agli altri colleghi di governo che bisogna stare molto attenti a che le risorse notevoli che sono state attribuite per andare incontro a quelle che sono le esigenze connesse al virus che ha portato certamente tante persone in difficoltà perché con delle risorse finanziarie inferiori, persone che sono andate in cassa integrazione, quindi c'è stato bisogno e l'esigenza di intervenire a livello economico. Però queste ingenti risorse, sia italiane
sia europee devono essere garantite, cioè non possono finire nelle mani sbagliate. Quindi ci sono anche delle esigenze di controllo nelle mani di chi vanno queste risorse e soprattutto come poi vengono utilizzate. Ok, abbiamo adesso un'altra domanda sulla criminalità di Chris Ward Jones della stampa britannica. Molti vogliono sapere come la mafia trarrà vantaggio dalla situazione attuale, ma io vorrei sapere anche della criminalità comune. Su cosa è cambiato su questo fronte ed anche se le forze di polizia stanno avendo problemi a far rispettare i divieti. Grazie. Allora le dico che per quanto riguarda le forze di polizia sono state molto impegnate sul fronte dei controlli. Abbiamo avuto come numeri circa 223.920 persone sanzionate e i controlli, le persone controllate però erano circa 9 milioni. E allora voglio dire che i controlli sono stati fatti, utilizzati forze di polizia in misura davvero notevole, circa 50.000, però c'è anche da dire che abbiamo avuto molto senso di responsabilità da parte dei cittadini, che infatti lo vediamo, sono circa il 4%, soltanto il 4% di quelli sanzionati. Quindi gli italiani, dopo un primo momento che non avevano ben compreso la gravità della situazione, hanno dato un riscontro positivo anche alle misure di restrizione prese dal governo. Ok, prossima domanda, non, il giornalista non ha lasciato il nome, ma Ministro, quando si prevede una riapertura delle frontiere ai paesi non Schengen? Guardi, noi adesso stiamo, proprio oggi si è svolta una riunione in videoconferenza anche con il Presidente del Consiglio e con gli altri ministri. Man mano in Italia noi pensiamo gradualmente di riaprire anche e soprattutto le attività produttive. È un po' una linea che sto vedendo un po' analoga anche negli altri paesi europei, ben sapendo che dobbiamo stare molto attenti, che il nostro stile di vita per un po' di tempo dovrà cambiare perché il virus può essere in agguato e cosa peggiore sarebbe riaprire e dopo poco tornare indietro sulle proprie decisioni. Allora bisogna stare veramente attenti a che anche la riapertura avvenga con gradualità e con grande senso di responsabilità anche da parte non soltanto dei cittadini, ma parlo per esempio laddove quando si apriranno le aziende, dovranno essere posti in essere tutte le condizioni di sicurezza per una riapertura. Ma stiamo parlando di mesi, dell'anno prossimo, ci può dare una piccola idea su questo? No, non parliamo di mesi, io penso che di mesi si può parlare, cioè prima di ritornare a una situazione di normalità, ma quello io vedo che ci vuole, insomma il tempo che ci vuole e non è immediato. Io parlo di riaprire gradualmente quelle che sono le attività produttive, perché questo è importante e quindi là possiamo parlare anche nel giro veramente di un mese, potrebbe essere una graduale riapertura. Però di questo si sta discutendo con il governo e quindi verrà adottato un apposito provvedimento dopo che saranno stati sentiti anche il Comitato Tecnico Scientifico. Ok, passiamo alla domanda di Silvia Poggioli di National Public Radio dagli Stati Uniti.
Dopo l'allarme di esponenti dell'industria agricola e il bisogno urgente di raccogliere i prodotti dei campi, può dirci a che punto sta la proposta per la regolarizzazione di circa degli immigranti illegali? Mi sa che circa 200.000 o 600.000 anche in una sanatoria c'è stato, e se la legge sarà estesa ai colf e badanti? Allora, qua si tratta di uno studio che noi stiamo, un'iniziativa allo studio del governo insieme ai ministri competenti, il ministro dell'agricoltura, il ministro del lavoro. E, numeri non ne faccio, certamente non sono questi numeri che delle precedenti emersioni, e vorrei dire anche che c'è questa esigenza di far emergere dal lavoro nero. Lei mi parla degli stranieri, degli immigrati, ma io parlo anche degli italiani che lavorano, casomai in nero, proprio in questi settori. Certo, il Parlamento potrà valutare anche, e lo valuteremo anche noi ora, se adoperarci anche per l'emersione di alcune categorie, quali quelle che lei ha indicato, del lavoro domestico, ma ripeto, siamo a livello di studio con gli altri ministri cercando di far fronte all'emergenza che attualmente c'è, soprattutto per la raccolta nei campi, perché noi corriamo il rischio di non avere più prodotti italiani o che vadano a male se non c'è una raccolta immediata. Ma non ci può dare più dettagli specifici o quante persone o quando può cominciare questa cosa? Allora, ripeto, è allo studio, dovrebbe essere, io spero, quanto prima, perché c'è l'esigenza ora della raccolta e quindi daremo un'accelerata, però i tempi non glielo voglio dire, ma perché dobbiamo fare un incontro tra noi ministri su questi aspetti. Ma i numeri niente più specifico ci può dare? Guardi, i numeri attualmente, se sono in nero, nessuno può dirlo, ma sicuramente siamo notevolmente al di sotto dei 600.000, perché là era un'emersione fatta negli anni precedenti che riguardava varie categorie, qua lo limitiamo ad una categoria e quindi i numeri saranno notevolmente inferiori ai 600.000 dell'epoca. Ok, passiamo a Janko Petrovec. Della TV slovena. Ministro, quali aspetti del pericolo mafia sono nel mirino della sua attenzione in questo momento? Io ho fatto una direttiva ai prefetti proprio il 10 di aprile perché svolgano proprio un'attività di intelligence su quelli che sono gli aspetti info-investigativi, perché, ripeto, il rischio della criminalità organizzata, soprattutto in questo periodo di risorse che vengono attribuite, ci può essere, soprattutto tenendo conto di quelli che sono i reati spia, e parliamo dell'usura, parliamo certamente che possono avere dei risvolti sensibili sul territorio. Quindi ho dato indicazioni alle forze di polizia perché vengano poste all'attenzione tutti i comportamenti e quindi che ci sia un'attenzione su questi aspetti specifici. Allora, prossima domanda da Patricia Maiorga, la collega cilena, su IMU. Lei pensa che si riuscirà ad implementare in Italia, soprattutto non essendo obbligatoria? Scusi, non ho capito la domanda. Credo che sta parlando del contact tracing, l'app per il contact tracing. Se riuscirà a implementare in Italia. Non avevo capito. Allora, sì, si sta lavorando su quest'app che dovrebbe essere a livello volontario. C'è un grande
diciamo, discussione sull'argomento. Io una cosa, cioè un argomento posto all'attenzione che, trattandosi di dati sensibili, occorre che ci sia tutta l'attenzione a che vengano gestiti i dati degli italiani con correttezza e con sistemi di carattere pubblico. Ma è un grosso problema di... Essendo d'accordo, ritenendo che sia un'opportunità da non perdere, quella ovviamente che possa essere tracciato anche l'eventuale virus, perché poi teniamo conto di questo, che l'app sì viene, è stata prevista per il coronavirus, per il tracciamento del dato, però potrebbe poi essere anche una linea nuova da sviluppare in seguito anche in altri ambiti sempre di carattere sanitario, quindi al di là del coronavirus. Quindi è un'opportunità in materia sanitaria, però da valutare con le opportune garanzie di sicurezza per i dati degli italiani. Ma siete preparati? C'è abbastanza garanzia in questo momento per il privacy, per proteggere gli italiani che vogliono prendere la... In questo momento si sta studiando come rendere sicuri questi dati. Ok. Da Caterina Wagner, aspetta che ho perso la domanda, ho salito su, qual è il bilancio della radio TV austriaca, qual è il bilancio del Ministero dell'Intorno sui controlli effettuati durante il lockdown? Quante denunce, ci ha già detto questo, per quale attività, quante domande sono arrivate al Ministero dell'Interno per la riapertura di imprese che fanno parte della catena di produzione di imprese essenziali? Sì, hai già risposto un po' al primo, ma la seconda metà... Allora sì, noi abbiamo avuto, io un po' qua tutti quanti i dati che glieli leggo, perché per assicurare la continuità delle filiere in alcuni settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata prevista per le attività degli impianti a ciclo produttivo, è stata prevista una procedura semplificata che ha consentito al prefetto che in caso di insussistenza dei presupposti la sospensione delle attività. Noi abbiamo avuto fino adesso, e sono dati notevoli, quindi vi fa comprendere anche quello che è stato l'impegno delle prefetture in questo ambito notevolissimo, ma che hanno svolto avvalendosi anche di altre strutture quali la Guardia di Finanza, le Camere di Commercio, d'intesa sempre con la Regione. E comunque sia, le comunicazioni la cui istruttoria si è conclusa positivamente su 154.270 domande, noi abbiamo avuto 78.150 comunicazioni la cui istruttoria si è conclusa positivamente. Invece di provvedimenti conclusi con la sospensione delle attività sono stati 1615. Ok, cioè, ci vuole dare un'idea di quali sono questi che sono stati ancora sospesi? Allora, i criteri sono stati, si è guardato quello che sono non soltanto le attività diciamo che risultavano nell'indicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha tenuto conto di alcune aziende che avevano una rilevanza strategica per cui era necessaria la comunicazione, l'autorizzazione. Per le altre c'erano i codici Ateco, che erano i codici di individuazione delle categorie individuate dal Ministro dello Sviluppo Economico. Tra quelle sono state individuate quelle, tra tutte le domande, è stato verificato quali delle aziende fossero ricomprese nei codici Ateco indicati allegate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi si è dovuto fare tutto un accertamento, perché non soltanto erano riferite a quelle, ma ci stavano anche le altre aziende collegate della filiera.
senza le quali l'azienda principale non avrebbe potuto andare avanti con la propria attività produttiva. Quindi la complicazione è stata questa, quindi non soltanto l'individuazione di quelli che erano i codici Ateco e delle aziende riconducibili a quei codici, ma anche le aziende che avrebbero consentito la prosecuzione dell'attività produttiva e quindi tutta la filiera. Ok, grazie. Passiamo a Lucy Gordon, della Voce di New York. Abbiamo letto delle tante multe salate e della possibile incarcerazione di chi non resta a casa durante la quarantena. Ma quanti di questi soldi sono stati realmente incassati dallo Stato e dove sono stati destinati? Il numero degli arrestati? Arrestati non c'è. Allora, le posso dire che attualmente, poiché noi siamo partiti in un primo momento, le dico, con il codice penale, perché noi abbiamo parlato all'inizio dell'articolo, mi pare che fosse 650 del codice penale. Poi abbiamo ritenuto eccessivo e soprattutto, perché ci fosse poi una sentenza, sarebbe passato parecchio tempo e quindi anche l'effetto deterrente era inferiore rispetto a quello che sarebbe stato invece con una sanzione amministrativa, tipo una multa. Le multe sono state fatte, però teniamo conto che la norma prevede che per pagare la multa occorre che siano trascorsi nell'arco di 30 giorni, quindi ovviamente ognuno fa trascorrere i 30 giorni, quindi la norma è stata introdotta da poco, quindi ancora concretamente, perché è neanche un mese che è stata introdotta, quindi i 30 giorni, quindi le potrò dire al prossimo, quando verrò a trovarla a Via dell'Umiltà, le potrò dire quanto saranno state le risorse che abbiamo acquisito. Ma c'è dalla paura con questo. Allora, Irene Savio del Messico. Le persone, aspetti, qua mi hanno dato un dato che le persone denunciate perché si sono allontanate dalla quarantena sono state 740. In tutta Italia? In tutta Italia, fino ad oggi. Okay. Allora, Irene Savio del Processo di Messico. Ci può spiegare quali sono stati i risultati finora del Task Force sulle mafie? Quali sono i fenomeni che avete scoperto per infiltrazione nei tessuti sociali e narcotraffico? E poi la direttiva dei porti non sicuri per Covid-19 è ancora attiva? E cosa significa per i salvataggi? Guardi, le dico sulla prima domanda, quindi credo che si prescinda da quello che è il coronavirus, perché parliamo delle mafie e quindi è un discorso che vale su tutto il territorio sempre. Noi abbiamo come Ministero dell'Interno sicuramente abbiamo un sistema antimafia che garantisce soprattutto a livello territoriale e a livello nazionale, ma a livello territoriale abbiamo la possibilità di intervenire non soltanto con le interdittive antimafia nei confronti delle società che risultano infiltrate. Lei pensi che io quando ero prefetto di Milano ho interdetto una farmacia, addirittura il primo e unico caso in Italia, in base all'articolo 89 bis del codice antimafia. Abbiamo poi sui territori, e questo mi piace dirlo, che l'attenzione che i prefetti mettono sulle attività anche delle amministrazioni locali, laddove ci sono infiltrazioni, perché noi procediamo ai sensi del testo unico degli enti locali allo scioglimento dei comuni, quindi degli enti locali, laddove infiltrati. E in quel caso viene, quindi lo dico alla stampa estera, quindi alla giornalista messicana, per spiegare un poco com'è il sistema, viene nominato un commissario, una terna di una commissione prefettizia che per sanificare l'ente e per portarlo a nuove regolari elezioni. L'altra domanda che mi faceva era quella dei porti.
Allora, effettivamente la ministra delle infrastrutture ha fatto dei decreti di interdizione dei porti italiani e noi a livello, diciamo, interministeriale, perché abbiamo firmato in quattro ministri, salute, infrastrutture, interno. Ed esteri abbiamo firmato una chiusura dei porti italiani per quanto riguarda anche le imbarcazioni che procedono al salvataggio in mare. Perché? Perché ovviamente la situazione in Italia, come d'altra parte negli altri paesi europei, abbiamo avuto momenti molto difficili, molto complicati, con numerosi morti al giorno, che non ci hanno consentito di avere un atteggiamento diverso da quello che abbiamo avuto. Però tengo a dire che il senso umanitario degli italiani non è mai venuto meno, tant'è che noi abbiamo addirittura nominato un soggetto attuatore per l'individuazione di sistemi di accoglienza di questi migranti che sono arrivati con le due imbarcazioni, una battente bandiera tedesca, l'altra battente bandiera spagnola, proprio per consentire loro di svolgere la quarantena non sulla terraferma, ma su navi che potessero garantire tutta l'accoglienza come dovuta. Allora, la prossima domanda è dalla mia collega Alba Cheppi, da Albania, molto interessante. Gentile Ministro, è permesso il trasferimento dell'esame delle vittime di origine straniera nel loro paese di origine? Dalla prefettura non riusciamo a avere un'informazione o un protocollo documentato al riguardo. Questo è, credo che per l'esame nel Covid, stiamo parlando di quello del morto di Covid, credo. Ci informiamo e Guardi, su rispondiamo. questo io dico una cosa, che abbiamo avuto dei problemi di salme straniere, soprattutto nel Bergamasco. Il prefetto di Bergamo, con cui ha avuto un rapporto costante, si è attrezzata per garantire diciamo, una sepoltura temporanea nei cimiteri del luogo. Tant'è vero che adesso, come lei vede, anche nelle chiese dove purtroppo nel momento di difficoltà erano depositate, si trovavano tante di quelle bare, che è stato davvero vedere tutte quelle bare nelle chiese e portate via dai camion dell'esercito, credo che rimarrà impresso in ognuno di noi quelle immagini. Però si è cercato, d'intesa anche con le comunità straniere presenti nel luogo, di dare comunque una sepoltura temporanea. Fermo restando che, passato questo momento, sicuramente verranno fatte tutte gli accorgimenti, verranno presi gli accorgimenti del caso, perché laddove venissero richiesti dai parenti, mi pare che è logico ed è auspicabile che si arrivi a questa soluzione, ma certamente sarà così, salvo che non ci siano problemi di carattere diverso. Ok, la prossima domanda è di Gianfranco Nitti per le rondini di Finlandia. Regolarizzare i braccianti stranieri in nero è giusto, ma è la soluzione per i lavori agricoli? Chi dice che i produttori non cerchino altri braccianti in nero? Non so perché non appaia sotto, ma eccolo. Guardi, su questo ovviamente poi dipende da quello che, come viene impostato, perché non è che si imposta nel senso che si fa una regolarizzazione senza alcuna regola. Ci saranno poi, io adesso mi riferisco per esempio a come è stato nel passato, nel senso che i datori di lavoro hanno dovuto
pagare una cifra per consentire poi di avviare la procedura. È ovvio che anche il datore di lavoro, per prima di pagare qualcosa, preferisca prendere coloro che ha già utilizzato in nero, conoscendoli già, e quindi farà di tutto per mantenere in attività quelli che già hanno lavorato in maniera irregolare, e quindi si tratta di un'immersione di persone irregolari, quindi che hanno lavorato irregolarmente più che dei regolari, perché parliamo anche di italiani, e quindi secondo me un datore di lavoro non è che va a cercare altri braccianti neri se già ne conosce e già li ha utilizzati in maniera irregolare. Quindi mi sembra, come risposta, non posso che dire questo. Ok, la prossima domanda viene da Paolo Santalucia, dell'Associated Press, che riguarda la Libia. Gentile Ministro, lo scorso settembre a Malta ha definito il lavoro fatto dalla Guardia Costiera libica ottimo, implicando che la Libia fosse un porto sicuro, nonostante il conflitto fosse ripreso da mesi e nonostante il famigerato Bija fosse già nella lista delle persone sanzionate dalle Nazioni Unite. Aspetta, non è messo sulla domanda. Ha cambiato il suo parere sulla Libia come safe port e sulla Guardia Costiera libica? Chiedo solo a Liliana se può mettere la domanda sotto, di Paolo Santalucia. Vabbè, eccolo qua. Ci manca l'ultimo pezzo, che è più o meno il succo. È cambiato il suo parere sulla Libia come safe port e sulla Guardia Costiera libica? No, ci siamo mischiato le domande. Vabbè, la faccio io, la leggerò. Ma glielo dico io comunque, non c'è problema. Io ho detto che i migranti, quando prendono la via del mare, rischiano davvero la propria vita, quella dei propri figli. E allora tante volte, quando non ci sono mezzi di soccorso o quando non hanno delle imbarcazioni sicure, corrono il rischio di morire. E la Guardia Costiera libica è intervenuta in vari casi e comunque li ha portati in salvo. Quindi in questo devo dire che è un'attività che, al di là di quello che si può dire, lei parlava prima di Bija, io sono qua dal 5 di settembre, e i rapporti che io ho avuto anche con il ministro libico dell'interno sono stati rapporti positivi, perché siamo sulla stessa linea di quella di liberare i campi profughi che stanno in Libia. Il ministro ha consentito l'accesso a quelle che sono le organizzazioni umanitarie, e quindi di lavorare insieme. E quindi devo dire che, al di là di quello che si dice, in questo momento di gravi difficoltà anche per la Libia, perché è una situazione difficile, e se poi, anziché perdere la vita in mare, vengono raccolti dalla Guardia Costiera libica, è meglio portare in salvo i propri figli anziché morire in acqua. Allora lei direbbe che è un safe port? Se dovrei dire sì o no, se è un safe port. No, porto sicuro, come si fa a dire la Libia porto sicuro? Ora c'è la guerra, lì ci stanno situazioni difficilissime, quindi è impossibile dire che in questo momento la Libia è un porto sicuro, quindi neanche l'ho detto mai, quindi mi vengono additate delle... perché tra l'altro noi abbiamo un decreto di paesi sicuri, e la Libia sicuramente non è nel decreto è stato firmato da vari ministri, quindi su questo non c'è dubbio. È un decreto che abbiamo firmato con il ministro degli esteri e il ministro della giustizia, quindi questo che mi viene addebitato non corrisponde neanche agli atti formali che l'Italia ha adottato. Ok, passiamo a Pauline Valkenet, giornale olandese True. Tanti esperti di mafia
dicono che le mafie italiane si stanno rafforzando in questa crisi, ma non soffrono ora anche le mafie, come quasi tutti noi, poveracci, perdendo capitali, soldi che magari hanno investito in azioni e aziende e perdendo fatturato? Guardi, il momento è difficile, ma sicuramente le mafie hanno dei loro rimedi per sconfiggere questo tipo di difficoltà e noi dobbiamo cercare di arrivare prima di loro in modo tale che non inseriscano i loro danari nel circuito legale, perché vorrebbe dire inquinare anche le attività che vanno in un'altra direzione, che sono le attività imprenditoriali. E guardi che la criminalità organizzata e quindi le mafie non è un problema del sud, è un problema che ritroviamo anche al nord, e quindi bisogna, e d'altra parte la mafia non è più quella di un tempo, è una mafia che si infiltra molto più subdolamente e quindi bisogna stare ancora di più attenti e vigilare. Ok, la prossima domanda è di Gustav Hofer, arte francese, TV francese e tedesca. I cittadini italiani stanno dimostrando molta disciplina. Nonostante questo, abbiamo visto delle immagini dove la polizia ha inseguito con il drone e con delle moto da spiaggia persone che non sembravano una minaccia. Immagini che tanti di noi hanno scioccato. Trova appropriato questo approccio? L'attività delle forze di polizia in questo periodo è stata un'attività intensa tutti i giorni, 24 ore su 24, quindi se ci sono stati degli eccessi, io credo che sia dovuto anche al fatto che l'impegno è stato tanto e soprattutto è stato anche nella considerazione dell'esigenza di evitare il propagarsi del virus e casomai facendo anche qualcosa di più di quello che era dovuto. Ok. Radio Israele, a parte delle mafie, lei è preoccupata di atti violenti nella popolazione che avrà difficoltà economica. Poi io aggiungo anche a quello la violenza domestica, fare i quattro mura, anche le case delle donne abbiamo visto in questi giorni. Esattamente, sulla violenza domestica il problema si pone, abbiamo notato che c'è stato una diminuzione di denunce in questo periodo. Questo che cosa vuol dire? Che stando ristretti in casa, le donne non hanno il coraggio neanche di prendere il telefono e di fare un numero telefonico. E allora noi abbiamo posto in essere, come Polizia di Stato, abbiamo posto in essere un'app che prima era rivolta soltanto per il bullismo o per la droga, per chi si trovava in difficoltà, e adesso c'è un'apposita app proprio estesa anche alle donne o alle vittime di violenza. Quindi chiunque, testimone o vittima, può con una semplice click, una volta scaricata l'app, far arrivare un grido d'aiuto alla questura competente che immediatamente avvia le indagini del caso e quindi per cercare di dare aiuto a chi è in difficoltà. Tra l'altro io come ministro ho fatto due circolari ai prefetti, la prima per aiutare anche a trovare delle collocazioni con le associazioni antiviolenza e la seconda per dare dei referenti della prefettura alle associazioni in modo che ci sia un collegamento immediato perché è necessaria la celerità dell'intervento. Quindi abbiamo cercato di porre in essere tutte le iniziative necessarie. Ci è detto che è aumentato la violenza domestica contro le donne. C'è un cifra di quanto? Non ho sentito bene se ha specificato. Ho detto che sono diminuite le domande di aiuto, perché c'è stato circa un 20% in meno rispetto al periodo analogo periodo dell'anno scorso e noi l'abbiamo attribuito proprio al fatto che ci sia stata una difficoltà di interlocuzione con gli organi competenti perché essendo ristretti in casa tutti insieme evidentemente c'è anche la difficoltà di fare una richiesta d'aiuto. Ok, grazie. Adesso andiamo a Bettina Gabe, giornalista tedesca.
come ci si prepara ad eventuali tensioni sociali, anche quello che abbiamo appena detto, che possono scoppiare in seguito alle conseguenze economiche dell'epidemia? Questo anche fuori casa, ovviamente. Io le posso dire una cosa, che le tensioni sociali ci possono essere, noi abbiamo avuto un periodo perché ovviamente le risorse nelle famiglie sono diminuite, lo dicevo prima, la gente è in cassa integrazione, ci sono stati delle azioni anche violente nei confronti dei supermercati. Allora il governo però ha posto in essere tutta una serie di iniziative per far arrivare tramite comuni nelle tasche degli italiani più in difficoltà risorse quantomeno per fare per comprare quelli che sono gli oggetti di la spesa, quelle che sono gli aspetti di prima necessità, per far fronte agli aspetti di prima necessità. Questo secondo me è stato un giusto intervento, senza dire che abbiamo anticipato anche delle risorse che andavano ai comuni di solito nel mese di maggio, e noi abbiamo anticipato già a febbraio, io ho firmato il provvedimento di attribuzione di risorse notevoli alle amministrazioni locali. Certo, la situazione è da tenere attenzionata, perché tante volte queste situazioni di difficoltà vengono strumentalizzate anche da quelle che sono gruppi organizzati che tendono a creare atti di violenza e comunque di ribellione sul territorio, e bisogna stare molto attenti. Allora, volevo andare a Marcel Padovani. I migranti come pericoloso veicolo del virus sono stati denunciati da Trump. Ci sarebbe, secondo lei, qualche fondamento scientifico per sostenere un tesi analogo e ad applicarlo anche in Italia? No, per noi devo dire che abbiamo avuto pochissimi casi di coronavirus. Quindi anzi le dico che anche dei 150 che sono sulla Lancurdi, nessuno di loro è attualmente, dopo i primi accertamenti, è stato attaccato dal virus, quindi per noi la situazione è completamente diversa. Ok. Giovanni Vegezzi per l'economista e economista Spagna. Il Ministero dell'Interno ha le risorse per effettuare controlli sulla sicurezza in tutte le attività produttive che riapriranno? State pensando di potenziarli? Se sì, in che modo? Se parliamo di risorse, quelle che sono umane, noi abbiamo circa 97.000 forze di polizia, ma abbiamo come polizia di Stato, i carabinieri, la finanza, abbiamo utilizzato anche i militari di Strade Sicure, quindi a livello di risorse umane ci sono, anche se ovviamente dobbiamo ritenerle spalmate su tutto il territorio nazionale. Abbiamo cercato di dare risorse economiche anche a livello di straordinario per l'impegno ulteriore che viene posto in queste attività, perché come dicevo prima sono impegnati su vari fronti, a maggior ragione ora che riapriranno le imprese, ci saranno ulteriori controlli, quindi noi su quello stiamo verificando di mettere ulteriori risorse nel decreto che verrà fatto ad aprile. Ok, andiamo a Netreuter, agenzia di stampa tedesca DPA. Molti turisti si chiedono se possono fare una vacanza estiva in Italia quest'anno. Sarebbe possibile questa estate il turismo internazionale, secondo lei? Io penso che l'Italia è un bellissimo paese, quindi c'ha sempre il turismo, e giovani di tutte le età che vengono qui per conoscere le nostre città e le nostre bellezze. Certo è
che fare ora una previsione per luglio-agosto è difficile. Se potranno venire, ovviamente, con le condizioni che noi, tipo la distanza sociale, le mascherine, ma che sono condizioni poi che verranno adottate già ora, che sono state già adottate nei paesi europei. Per cui chi viaggia ora deve sapere che anche per noi stessi, che i viaggi si potranno fare con le limitazioni dovute a questo virus. Certamente non credo che nel giro di 2 mesi possa essere come prima del virus, però con gli accorgimenti del caso io spero che i turisti possano venire in Italia, perché l'Italia è sempre un paese meraviglioso da visitare. Allora, tornando indietro, ho saltato una domanda di Peter Semler del Capital Intelligence USA. Lei ha parlato con il capo del Dipartimento di Giustizia Bill Barr, quello americano, su Huawei. L'amministrazione Trump considera ogni collaborazione con Huawei come un atto contro gli Stati Uniti. Questo un po' abbiamo parlato anche in altre occasioni. Su questo aspetto, guardi, è un aspetto delicato, per cui ci sono poi rapporti tra paesi, è una questione che segue direttamente la presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi mi rimetto a quello che saranno le scelte. Aspetto, ho perso. Ah, Eva Ranbol, della TV Danimarca. Il fatto che molti paesi extracomunitari che europei hanno aiutato l'Italia. La Danimarca ha promesso un aiuto, ma sei arrivato qualcosa? Grazie e buon lavoro. Allora, i paesi che hanno dato una mano all'Italia sono sempre gli stessi, e io parlo della Germania, della Spagna, della Irlanda, Lussemburgo, anche la Romania ha dato disponibilità, Portogallo. Non vorrei dimenticarne qualcuno, ma sicuramente la Danimarca no, così come non l'ha data la Norvegia, così come non hanno dato altri paesi che hanno avuto l'opportunità di dare una mano nella redistribuzione dei migranti in base all'accordo di Malta, ritenendo che l'accordo di Malta sia un accordo positivo che consente questi numeri, che al momento sono limitati perché l'anno scorso noi ne abbiamo avuto circa 11.000-12.000 di arrivi, quindi non sono numeri elevati, avrebbero dato un senso al concetto di Europa, un senso di solidarietà e di condivisione di scelte. Ma noi abbiamo anche navi battenti bandiera norvegese che più volte abbiamo cercato di far, diciamo, di far entrare anche in questo processo di Malta, ma evidentemente ancora al momento non c'è nessuna risposta in positivo. Ok, abbiamo una domanda dalla Radio Nazionale Spagnola. Cosa succederà agli migranti salvati nel Mediterraneo dopo la quarantena su navi italiane? Fino a quando i porti chiusi? Allora, i porti chiusi dipende adesso un attimo da quella che è la situazione sanitaria del nostro paese. Per quanto riguarda i migranti, una volta terminata la quarantena, inizieremo tutta la procedura per la redistribuzione in Europa, come abbiamo fatto in precedenza, che ha dato grandi risultati, perché io lo dico sempre che dal 5 settembre, e soprattutto voglio dire il 23 settembre, che è stato l'accordo di Malta, abbiamo avuto dei dati positivissimi, perché noi abbiamo avuto circa l'87% del totale che è stato redistribuito, e secondo me è un dato molto positivo. Ok, andiamo al collega pakistano, Ijaz Ahmad. È possibile dare un permesso di soggiorno di calamità per chi non può tornare in paese di origine? Per esempio, i pakistani non regolari non possono tornare in Pakistan perché il governo pakistano considera Spagna, Italia e la Cina come paesi pericolosi per il Covid-19.
Se sono irregolari il permesso di soggiorno, non è che facciamo la regolarizzazione dei pakistani, perché loro lo dovremmo fare anche per altre categorie di altri stati. Quindi bisogna vedere le condizioni, ma io spero che anche questa situazione, e lo dico per quanto riguarda i migranti, che dei rimpatri possano, gli accordi possano poi ricominciare a funzionare. Speriamo tutti che questo periodo di emergenza italiana ed europea poi vada più o meno a terminare. Quindi in effetti si tratta di un altro po' di pazienza. Io, questa situazione specifica dei pakistani, se erano irregolari in Italia, non ritengo che debbano essere ora regolarizzati per il Covid. Ok, adesso abbiamo una da Mario Masciulo, i Turbo News USA. Ministro, come verranno gestiti i capitali sequestrati all'organizzazione mafiosa di Ostia? Bella domanda che mi fa. Adesso è uscita proprio un'agenzia ora su questi aspetti, perché oggi è stata sequestrata, per esempio, una piscina, un'altra struttura della famiglia Spada di Ostia. È stata una bella operazione della Guardia di Finanza, e quindi questi beni poi dovrebbero essere tutti quanti riutilizzati per finalità pubbliche e finalità sociali. Quindi questa noi ce l'abbiamo nel nostro ordinamento, proprio come beni confiscati alle mafie, e dovrebbero noi ogni anno e più di una volta l'anno veniamo tutti gli immobili che vengono sequestrati, viene fatta una conferenza a livello regionale in prefettura dove partecipano tutti gli enti pubblici interessati, e vengono distribuiti soprattutto agli enti locali quelle che sono le strutture che possono essere destinate alle, come centri antiviolenza, come centri comunque di finalità aventi carattere sociale, perché questo è il miglior riscontro possibile di come un'attività venga, come un bene sequestrato alla mafia, come poi venga riconvertito e utilizzato per la collettività. Ok, adesso abbiamo Andrea Vride, Radio Televisione Belga. Potrebbe dire qualcosa sull'uso delle mascherine dopo il 4 maggio? Obbligatorie in tutte le regioni? Solo in ambienti chiusi oppure anche per strada? Questo è importante anche di noi per la stampa estera, per quando riapriamo la nostra sede, ci deve dare indicazione. Questo, guardi, è proprio l'indicazione e l'argomento di cui abbiamo parlato stamattina nella conferenza. Sicuramente quando si esce stiamo verificando la necessità che comunque sia, se si va su un mezzo pubblico e sarà obbligatoria, così se si va negli uffici. Certamente ognuno poi in casa potrà decidere se portarla o meno, ma il maggior utilizzo possibile negli ambienti di lavoro, e parlo delle aziende produttive che adesso andranno a riaprire, o sui mezzi pubblici, su quello io credo proprio che sarà obbligatorio. Ok, abbiamo anche un'altra domanda simile sulla riaperture. Ismael Monzón, Media Spagna. In Spagna è stato un dibattito molto confuso sulle uscite dei bambini, anche in Italia. Ci può spiegare chiaramente quali sono le condizioni per permettere ai bambini di uscire? Bambini sono minori di 18 anni o parliamo di under 12, sotto 12? Quando io parlo di bambini piccoli, quindi under 12, è ovvio. E anche qui c'è stato un grande dibattito su questa questione. È stata strumentalizzata una nostra circolare fatta qui dal gabinetto, dal mio gabinetto, dove io dicevo che i bambini con i propri genitori, con un genitore ed un bambino, poteva uscire con la propria madre direttamente,
in prossimità del proprio, della propria casa. Si è ritenuto che quel circolare avesse reso liberi tutti di uscire e quindi ponendo nel nulla tutte le restrizioni che erano state date fino ad allora. Non era assolutamente questo, tant'è vero che proprio coloro che avevano detto che era una follia da parte mia consentire l'apertura all'uscita del bambino sotto casa, dopo poco diciamo, ci sono state aperture anche su altri ambiti, quindi diciamo, è stata strumentalizzata, ma io ritengo, proprio considerando quelle che sono le richieste da parte delle associazioni, degli psicologi, da parte del garante per i minori, di consentire l'uscita dei bambini, perché ci sono anche bambini iperattivi, bambini autistici che hanno bisogno anche concretamente di fare anche dell'attività motoria. Quindi mi sembrava giusto operare in quei termini e così abbiamo poi continuato anche a fare, sia pure diciamo cercando di ridurre al massimo l'impatto. Ok, abbiamo una domanda di Isabella Ricavaren, Panoramico Latinoamericana, Perù. Signora Ministro Lamorgese, dopo la sua partecipazione ai vertici con i suoi colleghi ministri europei, lei trova che loro capiscono le difficoltà italiane, sono più disposti alla ridistribuzione dei migranti? Qual è il sentimento verso l'Italia adesso? Allora, i colleghi europei, quando vado alle riunioni, ai GAI, sicuramente comprendono quelle che sono le esigenze dell'Italia e io ci metto anche Malta, ci metto anche la Grecia perché siamo paesi più a ridosso, quindi sulle coste. Cosa diversa poi partecipare alla redistribuzione e prendersi carico anche di una minima parte di migranti, perché là poi ci sono altre interferenze evidentemente di carattere anche politico locale che non consentono, quindi è una mera condivisione verbale. Okay, io volevo fare una domanda sui carceri. All'inizio di questo difficoltà con il coronavirus, ci sono state le rivolte nelle carceri, sovraffollamenti, lei ha preso varie misure, ci può spiegare quello che ha fatto e se lei crede che ha funzionato? Allora le dico questo, che le carceri nel nostro ordinamento sono di competenza del Ministero della Giustizia, quindi anche quelle che sono state le rivolte in carcere sono state gestite dalla Polizia Penitenziaria che dipende dal Ministro della Giustizia. Anche se la Polizia Penitenziaria ovviamente fa parte come componente delle forze di polizia e come autorità nazionale di pubblica sicurezza è il Ministro di Ordine e Sicurezza Pubblica, il Ministro dell'Interno. Abbiamo operato congiuntamente perché laddove le rivolte in carcere hanno comportato anche dei problemi all'esterno, è intervenuta certo la Polizia di Stato e quindi con le altre forze di polizia e c'è stato un lavoro congiunto anche con la Polizia Penitenziaria. Quindi gli interventi a livello normativo sono stati presi dal Ministro della Giustizia. Noi come Ministero dell'Interno procediamo soltanto per la fase di domiciliazione, cioè nel senso in cui un detenuto, secondo i limiti previsti dal provvedimento normativo, che entro 18 mesi possono fare il residuo di pena al domicilio, noi provvediamo con il braccialetto elettronico e lì ci sta il controllo da parte delle forze di polizia e ci stiamo attivando perché vengano man mano svuotate per quei limiti previsti dalla norma in modo da consentire una minore diffusione del virus anche negli istituti penitenziari. Ma ci può dare un'idea di quanti sono già usciti dall'inizio di questa crisi coronavirus con il braccialetto elettronico? Guardi, in questo momento noi ne abbiamo 1.200 al mese e non solo come Ministero dell'Interno, poi è stata fatta una gara dal commissario Arcuri per
ulteriori 1.500 e quindi tenga conto che perché esca un detenuto e abbia il braccialetto elettronico, perché venga attivato il braccialetto elettronico, occorre anche che venga preso non soltanto l'appuntamento, perché che ci sia l'appartamento dove il detenuto va a fare il residuo pena domiciliare, che venga cablato, e quindi ci sono, non è una cosa che si fa immediatamente, però sta procedendo abbastanza velocemente. Infatti anche ieri mi ha chiamato il ministro della giustizia per dirmi che era soddisfatto di come la collaborazione tra i nostri ministeri stia funzionando bene. Allora, se ho capito bene, 2.700 più o meno. Sì. Ok. Abbiamo Pablo Esparza, El Heraldo di Messico. Misure sanitarie, economico, lo stile di vita sarà cambiato e sarà difficile tornare a vivere come prima. Hanno pensato a misure psicologicamente con i cittadini, vivendo dietro una maschera, andando in un ristorante ed essendo a distanza, viaggiando in metropolitana, come evitare le conglomerazioni? Allora, mi sa che la domanda è quale sarà l'effetto psicologico sui cittadini di tutte queste nuove misure che uno deve vivere ogni giorno? È l'aspetto psicologico che viviamo anche noi, anche io come ministro ho le stesse difficoltà, gli stessi problemi a livello psicologico dei cittadini, perché anch'io ecco, lo vediamo anche ora, in altro momento avremmo fatto la nostra conferenza stampa qui incontrandoci di persona, oggi lo facciamo in videoconferenza, stamattina abbiamo fatto la videoconferenza con i colleghi di governo, quindi viene a mancare anche quel contatto fisico che è davvero tante volte necessario anche a livello proprio personale. È un nuovo stile di vita e dobbiamo affrontarlo in questo modo, sapendo che tutto è utile per uscirne fuori definitivamente. Io ho ancora 3 domande, non so se lei ce la fa a restare con me. Così completiamo, va bene. Ok, ultimi 3. Elena Savia, processo Messico. Mi scusi, ministra, non mi è chiara la risposta sui bambini. Lei è favorevole all'uscita dei bambini, visto che i psicologi hanno avvisato che stanno soffrendo molto? Io sono molto favorevole dall'inizio ed è per quello che ho fatto la mia circolare, che come ho detto prima è stata strumentalizzata perché è stata ritenuta come un via libera alle passeggiate in maniera indiscriminata. Non era quello, ma io l'avevo fatta tenendo conto di quelli che erano i suggerimenti degli addetti ai lavori, che sono gli psicologi e i medici competenti. Ok, un'altra da Gustavo Hofer, d'Arte. Estremisti di destra, ma anche da altre parti, vengono diffusi spesso delle fake news. Il ministro come li sta affrontando? Ministero, c'è in generale in Italia un problema di estrema destra sottostimato? Io dico una cosa, parlo delle fake news prima, è un problema importante dove noi assolutamente ci stiamo, le forze di polizia, con la polizia postale, però è anche difficile risalire a coloro che poi fanno partire, perché tante volte vanno su server stranieri e quindi è difficile risalire al soggetto da denunciare poi. Quindi come fake news le seguiamo, le denunciamo, come è stato anche in questo periodo di coronavirus. Ci sono stati degli episodi dove hanno tipo falsi volantini per entrare in casa delle persone, evidentemente per fare anche per attività illecite tipo furti o rapine in casa, e noi, e questo tramite la postale, abbiamo immediatamente allertato i cittadini facendo andare anche sui social e sui media le notizie della falsità dei volantini, che avevano in tutto e per tutto la fisionomia di un volantino partito dal Ministero dell'Interno. Quindi l'abbiamo segnalato ai cittadini perché stessero
attenti, quindi non cadessero nelle trappole delle richieste. Allora, abbiamo l'ultima domanda e una precisazione sulla questione di prima sulla regolarizzazione degli immigranti irregolari, dato che non è solo un problema di forza lavoro per l'agricoltura, ma anche un problema sanitario per irregolari che vivono in occupazione e baraccopoli che non possono rispettare tutte le regole di distanziamento sociale, hanno scarso accesso a presidi e controlli. State studiando un sistema di regolarizzare anche per aiutare le condizioni sanitarie di queste persone? Sappiamo che a Roma c'era il problema alla casa Salam, come si chiama, lì vicino a Tor Vergata, con tanti immigrati abitando in condizioni proprio poco sanitarie. Glielo dicevo prima, il problema, lei faceva riferimento al Palazzo Salem, quello è un problema che è uno di quei palazzi che sono inseriti nelle attività di sgombro delle forze di polizia. Ovviamente in questo momento anche gli sgombri si sono bloccati perché comportano altri tipi di problemi. Ci sono stati dei casi acclarati di coronavirus, tant'è che le persone sono state quelle che alcune isolate e quelle che si è proceduto all'isolamento del palazzo e soprattutto delle persone che erano state trovate infette da virus. Quindi se poi parliamo della regolarizzazione in generale di tutti quelli che sono sul territorio, io ho fatto riferimento a determinate categorie specifiche, quindi non voglio neanche che venga strumentalizzato quello che dico, perché si tratta sicuramente di un problema di sicurezza, però da vedere anche in relazione alle specifiche situazioni. Quindi in questo momento noi parliamo della emersione, non voglio neanche parlare di regolarizzazione, di emersione di coloro che lavorano nei campi. Ok, credo che abbiamo fatto. Grazie molto per la sua disponibilità. Ci abbiamo preso da tutto, ogni angolo al mondo le domande. Apprezziamo moltissimo. Ripeto che vogliamo tanto averla in sede da noi. Speriamo più presto possibile. Ricominciamo i rapporti sociali, che è molto meglio di questo video. Sì, assolutamente. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie.